Siamo in una isola sospesa nella natura nei pressi di Borgiallo, si chiama Unico per te, è un casale antico recuperato da Mentana Morichini che da Milano ha tentato questa avventura per recuperare una parentesi di benessere da regalare ai suoi visitatori. Sabato 24, domenica 25, due giornate dedicate alla vita nel verde, al giardinaggio e al benessere. Che cosa si farà qui sabato e domenica? Allora, sabato e domenica arrivano dei vivaisti belli importanti, da Erba arriva Simone che è un architetto dei giardini, e poi arriva da Castellazzo Bormi da Agostino degli Orti, è chiamato, che lui fa bonsai, orchidee e soprattutto è naturopata, master reiki, quindi fa agricoltura biodinamica. Poi verranno Anatra con che è di Damanur, quindi varie realtà, con la frutta e la verdura biologica, bella, ma soprattutto questo è un incontro perché io vorrei far conoscere che cos'è carpo, questa pianta magnifica che si chiama Carpo Brotus, che io ho fatto il brevetto nel 2007 e da cui viene fatta una linea di prodotti naturali sia commestibili che per la pelle, per il viso e sia da mangiare, insomma, veramente fantastica. La vendono adesso farmacie o erboristerie. Ed è un prodotto che i francesi chiamano le sorcière, cioè la strega. È un prodotto proprio veramente naturale e funziona subito. Ecco, quindi è questa, diciamo, la realtà. Qui ci saranno, questo è più un club, non è un B&B, non è un ristorante. È un club dove si iscrivi senza pagare niente, ovviamente. E gli iscritti possono venire in questo posto magnifico, in questo parco, in questo bosco, dove si organizzano tutti i mesi, ogni 15 giorni, varie manifestazioni. Infatti a giugno c'è quello sciamanico, poi c'è quella dei cristalli, 14 di giugno. Quindi vari naturopati e osteopati che qui vengono a trovare e parlare con le persone. Mentana, da Milano a Borgiallo senza tappe intermedie. Come sei arrivata e come ti sei inserita in questo contesto tanto diverso? Beh, non so se mi sono ancora inserita perché è troppo poco ancora che sono qui, però le persone credo che siano tutte belle in gamba dovunque si vada, che è la cosa più importante. Siamo nel Canavese, mi è sempre piaciuta questa parte di Piemonte, veramente fantastica, forse perché mi ricorda le mie colline umbre. No, da cui provengo, anche se è 40 anni di Milano. Quindi io spero che i canavesani, si dice così, mi diano una mano a venire perlomeno a conoscere. Poi dopo, se le piace o non le piace, lo sapremo poi in un secondo momento.